Beh, tanto io sono grato di aver potuto vedere in anteprima questo nostro straordinario nuovo stadio. Mi pare un'opera architettonica di straordinario fascino. Certamente tutti coloro che verranno a vedere la partita di calcio potranno godere di uno spettacolo davvero unico perché lo stadio è costruito in ragione tale che il pubblico praticamente è in campo. E i giocatori sentiranno il pubblico sulle loro spalle, quindi c'è una relazione di contiguità tra gli spettatori e i giocatori di straordinaria intensità, anche emotiva, durante le partite. È certamente uno stadio di avanguardia che rappresenta uno dei tanti punti di eccellenza della nostra città, che anche nel campo sportivo conferma di essere una capitale. Che la Juventus abbia deciso di investire molte risorse nel dotarsi di uno stadio così avanzato non può che essere un titolo di merito della squadra e della società e un vanto per la città. E quindi l'8 settembre avremo l'occasione di festeggiare l'inaugurazione di questo straordinario impianto sportivo e sono sicuro che l'impianto sportivo arricchirà la vita della città. Non solo dal punto di vista ovviamente agonistico e delle partite di calcio, ma potrà diventare una struttura a disposizione della città per tante altre forme di aggregazione, di eventi, di iniziative, arricchendo così il panorama, e l'offerta di iniziative di promozione di eventi da mettere a disposizione dei cittadini di Torino.